Signori, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Saluto in prosecuzione dell'11 giugno 2021, ora 8:39. Invito la signora Scariano a procedere con l'appello. Buongiorno, giorno 11 giugno, seduta di prosecuzione, ore 8:39. Ha reso? Presente. Cannella? Presente. Limuli? Presente. Maraventano? Assente. Nona? Presente. Pernice? Presente. Sino? Presente. Susinno, Tumbarello, Valenti, richiamo gli assenti, Susinno, assente, Valenti, assente, presenti 8. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e nomino come scrutatori i consiglieri Pernice, Nona, Sino. Se non c'è uno contrario o astenuto, il consiglio approva all'unanimità. Ok, approvato 8 su 8. Per favore, i contrari. Perfetto, stavo guardando se avevo comunicazioni. No, qua non ho comunicazioni. Scusate, i miei presenti sono 7. Perché manca Maraventano, Susinno e Valenti, presenti 7. Quindi gli scrutatori per favorevoli contrari 7 su 7. Ok, ricevo una mail, in realtà no, io personalmente, ma la ricevo dalla direzione della UO. Buongiorno, da 5 anni vivo in via Tenebrodi e non ho mai visto un intervento di pulizia a marciapiede. È possibile far programmare un intervento o devo rivolgermi a Striscia la Notizia? Grazie, saluti. Non c'è il nome però dalla mail, anche perché è una mail che non lascia dubbi, grazie. Buongiorno. Marcello Gianbruno, quindi ora ho risposto dicendo volevo capire quale tratto e soprattutto che cosa si intende per pulizia marciapiedi, se è un problema di spazzamento, di disserbo, cioè comunque volevo capire che tipo di pulizia. Posso intervenire in Fermo merito? restando, sì, consigliato Mella, fermo restando che io ho detto pure che nessuno può proibire l'intervento di organi di stampa, giusto? Quindi se si vuole rivolgere comunque a Striscia Notizia o altri organi di stampa lo può fare, dico al di là, noi abbiamo un nostro ruolo, ce l'ha segnalato, volevo più indicazioni perché così non è chiaro. Prego, consigliato Tumbarello. Sì, abitando in via dei Nebrodi non posso fare altro che confermare quanto detto dal cittadino che ha mandato la mail. Io ho diverse volte sollecitato con diversi periodi di tempo interventi di spazzamento da parte della RAP. La situazione di via dei Nebrodi è la seguente. Come tutti sapete, io parlo del tratto ovviamente perché è quello che frequento di più camminando a piedi. Dal semaforo con via Alcide De Gasperi fino a via Sardegna. I cestini non vengono svuotati regolarmente, quindi ci ritroviamo costantemente con i cestini sia sul lato destro che sul lato sinistro, traboccanti di rifiuti. Non viene diserbato il marciapiede regolarmente, con il grave danno che subiscono gli studenti della scuola, oltre che i residenti, perché l'erba arriva ad essere alta anche all'altezza coscia per intenderci, e soprattutto non viene spazzata né il marciapiede né la strada. Quindi, tra le ruote delle macchine, tra una macchina e l'altra, ci sono tonnellate di rifiuti di qualunque tipo. La stessa situazione per quanto riguarda i cestini, l'ho riscontrata anche nel tratto successivo, cioè fino a Via Belgio. E anche per il diserbo. Quindi certamente sarebbe necessaria una maggiore costanza e una programmazione, concordo con il cittadino, una programmazione degli interventi, ma tutti noi sappiamo che questa programmazione tanto auspicata non viene fatta, probabilmente perché
carenza, sicuramente per carenza di personale e poi per incapacità gestionale, mi permetto di aggiungere. Assolutamente, consigliere Tumbello, anche io sono d'accordo a quanto detto da lei, però secondo me noi allora dobbiamo abbattere il più possibile questa incapacità gestionale, quindi facendola diventare capacità istituzionale, quindi da parte nostra. Per questo per me il lavoro di funzione programmativa è importantissimo perché dobbiamo dettare, tra l'altro è obbligatorio ai sensi del nuovo regolamento e quindi agli articoli 7 e 21 e noi dobbiamo dettare le condizioni. Per questo vorrei che quando vi sto qua, cioè, me l'ho preso non prima del 15, dico orientativamente saranno quelli i giorni in cui vi invierò la mia relazione. Voglio quindi chiedo a voi di commissione di inserire, dico, è vero che poi il consiglio È vero che poi il Consiglio lo voterà in aula, ma vi prego di inserire anche la mia delibera circa l'assegnazione definitiva di personale Reset e RAP anche alla funzione programmativa. RAP perché è chiaro che poi si farà la stessa funzione programmativa sugli interventi di spazzamento e di pulizia. Ma là sarà un lavoro più complesso e comunque deve essere più delineato perché deve essere più mirato sul fatto di avere questo personale a disposizione, ancor più che ad oggi sono previsti 560 circa operatori ecologici, diciamo, volgarmente chiamati spazzini, e ne sono rimasti solo 200. Quindi è chiaro che ci sono degli ambiti competenti, ma che non è logico, cioè avere degli ambiti scoperti non è la logicità. Quindi è chiaro che sappiamo tutti qual è il problema. Il problema è che si sta lavorando sulla mobilità interaziendale, tipo, ora siamo quasi arrivati sui famosi 90, 96 passaggi, 96 le 96 persone che da Reset devono transitare al RAT, ma è chiaro che mancano nuovi concorsi, cioè si devono per forza rimettere queste figure. Però sicuramente c'è anche un'incapacità gestionale, quindi su questo concordo con la consigliera Tumbarello, perché è inconcepibile che dove c'era prima l'operatore ecologico, lo spazzino, che per motivi X non lo è più, quindi pensionamento, purtroppo anche cause di morte, perché comunque noi abbiamo avuto un ambito, 4 anni fa è morto un operatore ecologico proprio nel nostro ambito in via Brunelleschi. E quindi ci sono tante, tante motivazioni per cui avviene. Sicuramente non è normale, non è, è impensabile che quell'area rimane scoperta, ma è chiaro che chi fa altre vie a turnazione deve fare questa. E questo chiaramente noi, visto che c'è un'incapacità gestionale, lo dobbiamo sicuramente abbattere e surclassare. Ci sono altri interventi? Consigliere Nono, prego. Sì, Presidente, buongiorno a tutti. Niente, volevo sapere se ci sono novità per quanto riguarda le panchine, quelle per quanto riguarda per piazzali davanti alla Peter Pan. Non lo so, lei giustamente aveva portato avanti questa iniziativa che io, diciamo, avevo condiviso con lei, però volevo sapere, diciamo, per queste panchine se dovevo andare a ritirare, diciamo, da qualche parte per piazzarle e metterle davanti alla scuola. Grazie, Presidente. Mi ha chiamato proprio ieri l'assessore Marino dicendomi che sta cercando, però non riesce a reperire alcun tipo di panchine, né nuove, né usate, né rotte, perché io ho detto anche divelte, quindi comunque poi ci pensavamo noi, sia al trasporto che all'eventuale riparazione, quindi o con un falegname, con un fabbro, dipende dal tipo di tipologia di panchina che mi avrebbe dato, ma mi dice che è difficilissimo. Al cantiere non ne hanno, al vivaio neanche, sta verificando se riesce a reperire queste famose due panchine. Ma ad oggi mi ha detto che le speranze diventano minime, consigliere Nono. Però aspetto la conferma. Posso intervenire poco fa? Non mi sono dimenticata di aggiungere Certo. un'altra cosa. Ho letto con piacere stamattina
su Palermo Today che ieri finalmente devo dire che io avrò inoltrato almeno una decina di segnalazioni alla polizia municipale in merito al venditore abusivo di frutta e verdura sito in Viale Strasburgo all'angolo con Via Germania. Avevo registrato moltissime richieste da parte dei residenti di un intervento sul controllo della regolarità della licenza e soprattutto sull'estensione che nel corso degli anni si era andata ampliando. Ieri i vigili urbani, la polizia municipale, è intervenuta, lo ha multato e ha sequestrato la merce. Quindi che ben venga l'intervento della polizia municipale per il ripristino della legalità. Anche io, consigliere Tumbarella, appoggio il suo intervento. Tra l'altro, non è la prima volta, è successo questa, tra penso, la quinta volta in 8 anni di consigliature che succede. Quindi, ogni volta speriamo che sia l'ultima. È chiaro che anche io mi auspico un ritorno alla normalità, ma soprattutto in rispetto di chi normalmente paga le tasse, gli oneri, il suolo pubblico e quant'altro. Quindi soprattutto il rispetto agli altri lavoratori. Presidente, mi scusi, ho dimenticato di fare un'altra comunicazione. Ieri è stato incendiato il materasso che c'era dalla scuola dalle spalle del Peter Pan con l'asilo nido del Vivaldi Saladino. Ieri, 4 giorni fa. No, quello è stato, quello è il divano, è stato. Quello è Ah, stato ora il il divano. materasso, l'hanno differenziato. Quello è stato il divano. Accanto c'era un materasso che dopo tante segnalazioni alla RAP, giustamente capiamo il problema della città in questo momento, che ci sono ingombranti in tutta la città, non hanno avuto, diciamo, lo spazio o il tempo per prendere questi ingombranti. E l'inciviltà delle persone, purtroppo. Qualche imbecille, perché devo parlare così, qualche imbecille gli ha dato, diciamo, fuoco a queste due, diciamo, pezzi di ingombranti, sia il materasso che il. E abbiamo, diciamo, la rete del materasso che ormai è diventato, diciamo, ferro, perché c'erano le molle di ferro, c'era la carcassa là, sia del mobile e, diciamo, del divano che del materasso. Questo devo segnalare la mia comunicazione, Presidente. Grazie. Grazie, consigliere Nona. Ci sono interventi? Nessun intervento, nessun altro intervento prenotato. Signora Scariano, abbiamo verbali da approvare? Il verbale del 25 maggio A firma di chi è? del presidente Maraventano. Lo può girare così lo leggo, per favore? Sì, subito. Grazie. Prego. Anche a mezzo mail, insomma. Sì, glielo sto girando per email. Gliel'ho girato, Presidente. Ok, grazie. Prego. Allora, ne do lettura, giusto perché io non l'avevo letto non avendolo alla firma. Allora, seduta ordinaria del 25 maggio 2021, l'anno 2021, il giorno 25 del mese di maggio, giusto convocazione del presidente Michele Maraventano del 30 maggio 2021, a seguito dell'emergenza Covid-19 in modalità videocall, si è riunito alle ore 10:30 in seduta ordinaria il Consiglio della sesta circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ODG. Alle ore 10:32 il presidente Michele Maraventano invita l'istruttore amministrativo, signora Carmelina
Meccia, nella Maria Carmelina Meccia, nella qualità di segretario del Consiglio circoscrizionale, ha chiamato l'appello, risultando presenti i seguenti consiglieri. 1. Maraventano Michele, presidente constatata la mancanza del numero legale alle ore 10.33, dichiara chiusa la seduta e rinvia di un'ora alle ore 11.33 la stessa. Alle ore 11.35 il presidente Maraventano Michele invita la signora Meccia Maria Carmelina, nella qualità di segretario del Consiglio circoscrizionale, a chiamare l'appello. Risultano presenti i seguenti consiglieri: Arezzo Cannella di Muri, Maraventano Nona, Susinno. I consiglieri presenti sono 6. Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Si dà atto che alle ore 11.37 entrano in collegamento i consiglieri Pernice e Stine. I presenti ora sono 8. Il presidente propone quale scrutatore i consiglieri Arezzo, Nona e Susinno e pone in votazione per favorevole o contrario la suddetta proposta, che ottiene il seguente risultato: presenti i votanti 8, favorevoli 8, contrari astenuti 0. Il consiglio approva l'unanimità. Il Presidente informa che da parte della Presidenza non vi sono comunicazioni ed invita così a fare i consiglieri le prove. Interviene avendo la vota facoltà il consigliere Limuri, il quale rende edotto il consiglio che in via Bresano da Trani vi è stato l'intervento Pala e che è attualmente in corso sul largo Cammarano e sul quartiere San Giovanni Apostolo. Si dà atto che alle ore 11.40 entra in collegamento il consigliere Valenti. I consiglieri presenti ora sono 9. Interviene avendo avuto facoltà il consigliere Nona, il quale voleva informare quanto già comunicato dal consigliere Limuri. Interviene avendo avuto facoltà il consigliere Aresu per segnalare la presenza di alberi ingombranti in via San Lorenzo, perché non potati e di conseguenza la presenza di sporcizia. Il presidente risponde che il giorno precedente è stata reiterata la richiesta di ripulitura degli alberi, in quanto alcuni condomini si erano lamentati di non poter aprire la finestra e nel reiterarla ha fatto presente che tale intervento necessita anche della sicurezza dei cittadini, per la sicurezza dei cittadini. Si dà atto che entra in collegamento il consigliere Tumbarella alle ore 11.42. Consiglieri presenti 10. Interviene avendo avuto facoltà il consigliere Aretu per informare che sono state inviate in via San Lorenzo anche due note al Consiglio Comunale. E poi per segnalare che ha ricevuto lamentele da parte dei residenti per la musica ad alto volume in Villa Pantelleria. Era Villa Pantelleria, consigliere Resu? Sì, Si chiama presidente. Villa Pantelleria? Ok. Sì, Villa quella in Pantelleria. uso alla compagnia teatrale di Lollo Franco. In via Pantelleria anche nelle ore di riposo. All'arrivo però della Polizia Municipale, chi si è richiesto l'intervento, già il volume era più basso e fa inoltre presente che i residenti lamentano, in vista delle attività teatrali, la mancanza di uscita di sicurezza su via Principe di Pantelleria. Interviene avendo avuto facoltà il vicepresidente Di Muli, il quale fa presente che di ciò già ne sta facendo carico lui stesso. Ha dimenticato poi di parlare della sua richiesta avanzata alla consigliera Tumbarello di invito in videoconferenza del vice sindaco e dell'assessore Marino, che a tal proposito la prossima settimana dovrebbero essere in aula. In merito alla questione, è stato difficile accorpare in merito alla questione di via Monte San Calogero, a tal proposito, seppur parzialmente, sì. Allora, a tal proposito, seppur parzialmente, si ha una propria causa, preferirebbe prima invitarli contattandoli telefonicamente. E nel caso la mozione ha portato ragazzi, non trovo più il punto. E allora? E nel caso in cui la mozione a firma sua del Presidente, che prevede la realizzazione di un percorso pedonale protetto sul lato sinistro, provenendo dalla circoscrizione sita di Albeggio, asterisce, verrà prelevata ed approvata proprio in presenza degli assessori. In ambo i lati di via Monte San Calogero è impercorribile la carrozzina per diverse abili, no, con diverse abili, passeggini con bambini. Ed il tipo di parcheggio a rischio di pesce, che deve essere necessariamente rimodulato, aggiunge, poi che già sarà in possesso della petizione che prevede la sostituzione degli alberi in presenza degli assessori, preleverà la mozione per prevedere tale situazione. Diciamo, la forma non è bellissima, però diciamo, la sostanza è quella, quindi possiamo per noi può anche andare bene. Interviene avendo avuto facoltà il consigliere Tumbarello, la quale informa che sono iniziati i lavori di ripristino e accensione dei punti luce spenti in via Repubblicana. Interviene avendo avuto facoltà il consigliere Sanino, che ha avuto notizie sull'interrogazione dal
Interviene avendo avuto facoltà il consigliere Sino, il quale chiede notizia sull'interrogazione fatta da lui relativamente all'intervento da effettuare nella centrale elettrica di Piazza Mario Francese, che risale al 4 luglio 2021, con protocollo 84 su. È sbagliato. Susino l'ha chiesto. No, Sino. Vabbè, la seconda volta è Tosino, la prima volta Susino. C'è scritto Susino, Alfredo, tranquillo. Siccome l'ho letta due volte perché c'è qualcuno che aveva il microfono acceso e sembrava che stavano martellando, e siccome io sono un uomo, riesco a fare una cosa alla volta, due cose contemporaneamente no, mi distraeva. Io ci tengo. No, ma la prima volta ho detto Susino e quindi la voglio comunque rassicurare sul fatto che nel verbale c'è scritto Susino, tranquillo. Vicepresidente, l'importante è riconoscere i propri limiti. Certo, dico, quantomeno sono onesto, giusto. Dico, ci sono tanti uomini che si professano tuttologi e tutto fare, io riesco a fare una cosa sola, quindi stavo leggendo e mi distraevo con questo riverbero che c'è. Il presidente poi, non essendoci verbali da approvare, passa la trattazione del punto 16 all'ODG atti ispettivi e propone di prelevare la mozione 47 avente per oggetto dotazione di sci-chimici nelle ville e parchi della sesta circoscrizione con protocollo 58-44-26A del 30 aprile 2021, che all'occorrenza vi dico è stato anche inserito nel progetto attività sportive. Già ne sono a conoscenza l'assessore allo sport e l'assessore alle attività sociali. Il prossimo a saperlo, chiaramente, a rendere edotto di questo sarà necessariamente l'assessore Marino, perché in vista della ripartenza delle attività sportive i sci-chimici nelle ville sono indispensabili. Con protocollo 58-44-26A del 30 aprile 2021, firma il vicepresidente Roberto Limone, pone in votazione la suddetta mozione per appello nominale, che ottiene i seguenti risultati. Presenti Aresu, Cannella, Limoni, Maraventano, Nona, Pernice, Sino, Susino, Tumbarello, Valenti, presenti votanti 10, favorevoli 10, contro Adesano Mutizzare, il consiglio approva all'unanimità. Il presidente invita quindi il consigliere Limone ad illustrare la suddetta mozione, interviene avendo avuta facoltà il consigliere Limone che espone la mozione, sottolineando che data la frequenza in questi parchi di podisti e in genere di gente che pratica sport, non potendo tra l'altro al momento ricorrere a vicini di bar e quant'altro, è necessaria la realizzazione di questi vici chimici, sicuri oltretutto perché vengono sanificati con i migliori agenti antivirus. Il Presidente è d'accordo ed infatti sostiene di voler prelevare questa mozione perché ne ha avuto richiesta proprio dagli studenti che frequentano Villa Flori. Interviene avendo avuto facoltà il consigliere Sino, il quale apprezza il contenuto di questa mozione e si ritiene d'accordo. Meno male che non hanno scritto l'altro. Il presidente, ritenuto che non vi sono altri interventi, propone di votare la suddetta mozione e pone in votazione per appello nominale la stessa, che ottiene il seguente risultato. Consiglieri presenti Aresu, Cannella, Limoni, Maraventano, Nona, Pernice, Sino, Susino, Tumbarello, Valenti, presenti votanti 10, favorevoli 10 e contrari astenuti 0, il consiglio approva all'unanimità. Si dà atto che escono dal collegamento i consiglieri Aresu, Nona, Susino, Valenti alle ore 12.09, i consiglieri presenti sono 6. Il presidente constata la mancanza dei consiglieri scrutatori Aresu, Nona e Susino propone la loro sostituzione con i consiglieri Cannella, Pernice e Sino e pone in votazione per appello nominale la suddetta mozione, suddetta proposta, che ottiene il seguente risultato. Presenti Cannella, Limuri, Maraventano, Pernice, Sino, Tombarello, presenti 6, favorevoli 6, contrari astenuti 0 e consiglio all'unanimità. Alle ore 12.15 esce dal collegamento il consigliere Limuli, i consiglieri presenti ora sono 10. Alle ore 12.11 il presidente, vista la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la seduta. Il 25 cos'era? Scusate. Un attimo. Martedì era. Il 26 era Mercoledì. il giorno dopo. Il giorno di maggio, signora. Se martedì era giorno 25, il 26 è mercoledì. Posso prendere il calendario se mi aspettate un secondo in cucina, un secondo solo. No, comunque ne sono sicuro. Lo riconosco dalla simpatia al consigliere Sino che c'ho. Contento il consigliere Sino. Lo sa, Presidente, lo sa che è nel mio cuore.
Anche lei. Allora, signora Scariano, è chiaro che il 26 dovrebbe essere mercoledì, il 25 è martedì. Al netto di questo, il 26 era convocata la seduta o no? Glielo dico subito. Ce l'ho qua davanti, un attimo solo. Era convocata. Sì, era convocata il 26. Perché sì, sono sì. Chiuso la seduta e non l'ha rinviata a domani. Al no, no, era di martedì. Era. Vabbè. Visto che mancava il numero, questa sì, era una questione di forma. La possiamo porre in votazione? La mettiamo per appello nominale o favorevole? Sì, sì, assolutamente, perché qua vedo del numero che vacilla. Ho capito. Allora, ore 9:04, verbale del 25 maggio. Aresu? Favorevole. Cannella? Favorevole. Limuli? Favorevole. Maraventano, assente. Nona? Favorevole. Pernice? Favorevole. Sino? Favorevole. Susinno? Assente. Tumbarello? Favorevole. Valenti? Favorevole. Presenti e votanti 8, voti favorevoli 8. Perfetto. Possiamo passare alla atti ispettivi, quindi passiamo direttamente al punto 12. Presidente, prego. Scorsa qualche giorno fa il presidente Maraventano aveva proposto di prelevare una mia mozione, che è quella famosa relativa al semaforo pedonale di Viale Michelangelo. Dico, sì, dato che siamo a 8, l'altra volta avevo chiesto di non prelevarlo perché volevo che ci fosse il maggior numero di consiglieri presenti in aula, anche in visto diciamo, la discussione precedente all'inserimento all'ordine del giorno di questa mozione. Dico, se è possibile la preleviamo, se diciamo il numero dei consiglieri è a 8, se non sbaglio, quindi diciamo al netto del presidente che manca, diciamo, c'è un buon numero per eventualmente, qualora il consiglio decidesse di votarla favorevolmente, per avere una delibera con, diciamo, un eventualmente un risultato migliore, ecco. Diciamo più che un risultato migliore, un risultato più condiviso, perché più condiviso. Meglio di quello non c'è. Esatto. Va bene, possiamo procedere a accogliere la richiesta del consigliere Sine e procedere al prelievo della mozione 26, avente per oggetto attivazione del semaforo pedonale in Viale Michelangelo all'altezza del civico 189. Favorevoli o contrari il prelevamento? Sì, prelevo sì. Ok. E poi dobbiamo leggere verbali come quello di oggi, con 4 votazioni per sostituire gli scrutatori e per prelevare tutti. Prego, consigliere Sino, ne ha facoltà. Appunto, diciamo, io questa mi sentite, no? Sì. Questa mozione, appunto, come ha detto bene lei, mi ha agevolato nella parola. Vorrei che fosse più condivisa possibile, qualora i membri del Consiglio lo ritenessero opportuno. Si tratta del famoso, perché c'è stata una discussione preliminare, il famoso semaforo di Viale Michelangelo all'altezza del, per intenderci, dell'attività commerciale, vedi il bar Stagnitta, scuole, c'è un supermercato, quindi ci sono diverse attività, soprattutto diciamo la scuola, che vede, diciamo, coinvolti numerosi ragazzi che si trovano ad attraversare Viale Michelangelo. Il semaforo in oggetto è stato sostanzialmente disattivato già da
da tempo, su segnalazione di tantissimi residenti che hanno fatto pervenire al sottoscritto, ma so ad altri consiglieri, diciamo, la necessità o comunque la volontà, diciamo, di capire il perché è stato disattivato e comunque se c'è la possibilità di eventualmente riattivarlo. Chiedo a questo consiglio di deliberare favorevolmente e poi appunto per proporre la riattivazione qualora gli uffici competenti lo ritenessero opportuno, in considerazione del fatto che più avanti, come abbiamo già detto, c'è stata una discussione appunto, come ho detto, preliminare alla suddetta presentazione, diciamo, della mozione. Quindi, diciamo, penso che comunque il nostro compito, come ci siamo detti, Presidente, più volte diciamo sia quella propositiva, e quindi chiedo al consiglio di deliberarlo favorevolmente. Il semaforo, diciamo, lo conoscete tutti perché ne abbiamo parlato, e grazie. Anche perché è una, visto e considerato il numero il numeroso la numerosa utenza che passa da questo semaforo, anche se è disattivato, diciamo, penso che sia importante, soprattutto appunto per gli studenti nel periodo scolastico. Grazie. Sì, consigliere Nona, è una mano alzata per un intervento o è quella di poco fa? Ok, c'è la mano alzata per questo. Allora faccio il mio. Io sì, in realtà devo ringraziare il consigliere Sino per aver accolto la richiesta che feci un paio di mesi fa, quando questa mozione era nel vecchio ordine del giorno, perché avrei detto che mi sarei astenuto, non contrario, perché chiaramente non potevo votare contraria a una richiesta del genere, soprattutto che verte sulla sicurezza, però mi sarei astenuto perché io lo so perché è stato disattivato quel semaforo, ormai siamo abituati ai microfoni, quel semaforo è stato disattivato perché creava ingorghi proprio subito dopo lo sbocco del ponte di Lazio, per intenderci, è prima della via Santoro di Cruillas. Quindi cosa hanno fatto? Hanno disattivato questo semaforo e ne hanno posizionato uno a meno di 100 metri dove c'è la farmacia nuova, per intenderci al civico, vabbè, dico poco cambia, dico dove c'è la farmacia nuova, quindi subito dopo la via Santuario di Cruillas. Quindi io già sapevo la motivazione, quindi mi sarei astenuto. Tra l'altro, il semaforo nuovo che hanno posizionato è a tecnologia LED, e quindi di nuova generazione, quindi non l'hanno spostato, ma non l'hanno proprio disattivato e messo uno nuovo. Perché oggi invece la voterò favorevole? Oggi la voterò favorevole perché il consigliere Sino a quel punto ha deciso di sospendere la mozione per avere notizie, perché come abbiamo detto più volte, noi abbiamo una funzione propositiva e tutte le richieste che noi facciamo, tutte le mozioni, tutti gli atti che presentiamo, sono quasi sempre, per il 99% dei casi, frutto di esigenze che ci rappresentano i cittadini. Quindi noi comunque abbiamo il dovere di dare risposte. Abbiamo anche il dovere di dare risposte nel caso in cui una mozione venga bocciata dal Consiglio o venga rigettata dagli uffici, come le ultime del consigliere Resu circa i dissuasori. Quindi il consigliere Sino ha accolto quella mia. Scusate un attimo. Quindi noi abbiamo un. Scusate, ma qua non. Abbiamo sospeso la mozione del consigliere Sino. Io ho inoltrato agli uffici MG un'interrogazione, un quesito, il perché fosse stato disattivato il semaforo del 189, che c'è tra l'altro una scuola, come dice bene il consigliere Sino. Poi tra l'altro, oltre ad esserci una scuola, c'è una grande utenza, io l'ho monitorato in questo tempo, c'è una grande utenza di cittadini che abitano nel quartiere Cruillas che vanno a fare la spesa
nel supermercato Penny, che comunque è un, tra l'altro è un supermercato, è un discount, quindi comunque è rispetto a quello che, a quelli che c'è in giro, è un supermercato molto frequentato, molto frequentato, quindi dobbiamo dare anche la possibilità alla gente che deve andare a fare la spesa di farlo in sicurezza, oltre chiaramente in primis alla succursale dell'Enaudi, del Luigi Enaudi. Quindi siccome non abbiamo avuto risposta, e quindi il consigliere Sina a questo punto mi aveva chiesto a me il reinserimento all'ordine del giorno, la vorrei, quindi delibero, io lo so qual è la risposta, però la vorrei per iscritto, vorrei per iscritto da parte loro una risposta, o magari questa volta decidono di, in via sperimentale, di riattivare e riprovare il vecchio semaforo. Quindi la mia votazione è cambiata perché non abbiamo avuto risposta, quindi ringrazio anzi il consigliere Sino, perché mi sarei astenuto la scorsa volta perché la sapevo. Ci sono altri interventi? Nessuno. Quindi possiamo porre in votazione per appello nominale, signora Scarena, la mozione così come è stata dal consigliere Sino. Okay. Ore 9 e 14. Aresu. Favorevole. Cannella. Favorevole. Limuli. Favorevole. Sarà compatibile, ma non. Moraventano assente. Nona. Favorevole. Pernice. Favorevole. Sino. Favorevole. Susinno. Assente. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. 8 votanti, favorevoli 8. Perfetto. Possiamo passare a questo punto in ordine, se non ci sono richieste particolari. Io devo uscire, che alle 9:30 ho un sopralluogo. Va bene, ok. Buona giornata, consigliere, su buon fine settimana. Anche io devo uscire. Auguro a tutti un buon fine settimana. Grazie altrettanto, consigliere Sino. Presidente Sino era assolutamente sì, con Valenti. Ok. Di nuovo buona giornata, arrivederci. Grazie altrettanto. Per favorevoli contrari? Va bene così. Presidente, l'ho persa. Sì, per favorevoli contrari, signora Mezzo. Okay. Sì, sì. Ok, quindi con Valenti. Sì. Allora, la mozione numero 7 è la prima votabile. La prima votabile perché le prime due il consigliere è reso assente, la terza è a firma condivisa, ma comunque la dobbiamo votare in presenza degli assessori, come già detto, anche perché c'è una petizione. La quarta, la consigliera Tumbarella, è stata approvata via principi di Pantelleria, mi date conferma? No, veramente no. È stata prelevata due giorni fa, ma non è stato possibile votarla. È stata solo prelevata. Sì, sì. Ok, allora, la possiamo prelevare la mozione numero 4 a firma della consigliera Tumbarella, avente per oggetto installazione di nuovi impianti di illuminazione in via principi di Pantelleria. Favorevoli contrari? Sì, per favorevoli contrari. Ok. Entra il consigliere Susinno. Sì, buongiorno. Sì. Alle 8:30, alle 8:30 io ancora oggi non. Quindi 9:18. Allora, consigliere Susinno, stiamo. Sì. Già abbiamo fatto il prelievo, signora Scariano? Sì, sì, il prelievo è stato votato. Ok, senti, allora, senza il consigliere,
Senza il consigliere Susino. Ok. Perfetto. Sì, sì. Prego, consigliere Tumorello, sì. Ne ha facoltà. Sì, questa è la terza mozione. Consigliere Susino, il microfono, per favore. Sì, un attimo. Perfetto. Questa è la terza mozione nell'ambito delle strade di San Lorenzo, che sono Vicolo Pantelleria, Via Pantelleria e Via Principe di Pantelleria. Via Principe di Pantelleria, per chi non lo sapesse, è la strada che da Viale Strasburgo poi si ricongiunge con Via Pantelleria. Anche in questo tratto di strada, così come nelle altre strade, gli impianti sono particolarmente risultano spenti a luci alternate o completamente al buio, motivo per cui chiedo all'amministrazione comunale di sostituire il vecchio impianto con un impianto a LED di nuova generazione per garantire un'illuminazione che comporti minori consumi energetici e maggior illuminazione. Ho terminato l'esposizione. Sì, grazie consigliere Tumorello, non la sentivo proprio benissimo per questo. Va bene. Possiamo porre quindi per appello nominale, se non c'è... Ah no, scusate, il consigliere Susino c'è un intervento. Prego consigliere Susino. Sì, eccomi. Io naturalmente sono favorevole per tutto ciò che apporta, diciamo, delle innovazioni o che ne migliora, diciamo, poi fondamentalmente e sostanzialmente la qualità della vita di ciascuno di noi e dei residenti. Vedo però che la consigliera Tumorello si è convertita, voglio dire, dopo aver negato l'approvazione di una mozione mia personale sul rifacimento e potenziamento dell'impianto di illuminazione in Viale Strasburgo. Comunque non è mai troppo tardi. Mi perdoni consigliere Susino, può ripetere, non ho proprio capito benissimo, io sono stato il problema però. Consigliere Susino? Consigliere Susino? Consigliere Susino? È sparito? Ma voi mi sentite? Sì, sì. Ah, quindi... capito. Io non ho capito, forse mi sono un attimo distratto, l'intervento del consigliere Susino. Consigliere Susino ha espresso il voto favorevole alla mia mozione dicendo che mi sono convertita ai nuovi impianti di illuminazione e avevo votato una mozione di potenziamento. Forse non si sente bene, scusate. Infatti, io questo potenziamento è una cosa, la sostituzione radicale di un impianto è un'altra. Vabbè, mi sentite, Limuli, mi senti? Sì, sì, fondamentalmente sì. Quello se adesso... parli, sì, se non parli no. Non avevi parlato, quindi non so come fare. Comunque, lo ha ribadito la consigliera Tumorello. Va bene, ok. Quindi fermo rimanendo, diciamo, la mia approvazione per tutto ciò che quelle innovazioni, diciamo, a vantaggio e a beneficio della nostra cittadinanza possono procurare, quali per esempio anche il rifacimento e o potenziamento degli impianti di illuminazione, vedo anche, quindi fermo rimanendo la mia approvazione, si è convertita, voglio dire, ha cambiato posizione rispetto al potenziamento dell'impianto di illuminazione di Viale Strasburgo e non soltanto, dove lei aveva manifestato il proprio dissenso. Sì, questa in realtà abbiamo manifestato. Sì, prego. Di che cosa? Qual è l'unica differenza, mi perdona a dirlo, è di capire il motivo, consigliere Susino, mi perdoni, perché lei rinnova sempre, ribatte sempre su quella famosa mafia. Quale motivo? Glielo dico io qual è il motivo, che è quello che abbiamo condiviso tutti. Lei ha impostato il potenziamento di Viale Strasburgo dell'impianto di illuminazione di Viale Strasburgo. Ma non te l'ho data? Buon fine settimana. Scusate, chi è uscito? Scusate, non ho sentito.
No, il buon fine settimana del consigliere Susino, che siccome si sta facendo i fatti suoi, saluta la gente, quindi gli auguravo buon fine settimana, quindi non questo era ricordo. No, no, io sono qui, ma ricordo che stiamo a venerdì, se incontro una persona la devo salutare, non posso non salutarla. Attenzione. Allora, scusate un attimo che vi do una giusta risposta. Allora, consigliere Susino, lei ribadisce sempre. Consigliere Susino, lei. Ma scusi, ma lei, perché, ma lei perché prende le difese della consigliera Tumbarello? Scusi, non l'ho capito. Ma io non prendo le difese di nessuno, io prendo le difese del buon senso, consigliere Susino. No, basta, non è un'espressione, non deve consigliere Susino, non è una guerra tra lei, non è una guerra tra lei e il consigliere, il Movimento 5 Stelle. Siccome lei, facendo quelle dichiarazioni sulla consigliera Tumbarello, l'ha fatta inconsapevolmente anche su di me, perché anche io ho votato contrario a quella mozione. E io lo spiego il perché. Quella mozione presentata da lei il 22 settembre 2017, quindi inizio consigliatura, parlava di potenziamento di impianto di illuminazione per Strasburgo mediante implementazione di corpi illuminanti sulla carreggiata opposta. Perché lei, voglio precisare carreggiata opposta, perché lei l'ha impostata male, lei non ha detto che l'illuminazione su via Strasburgo era insufficiente e quindi necessitava un potenziamento. Necessitava un potenziamento perché gli alberi avevano coperto i corpi illuminanti. Il primo io dissi, ma secondo lei è giusto far spendere all'amministrazione tutti questi soldi quando si può procedere a una potatura, visto che gli alberi di Viale Strasburgo non venivano potati almeno da 5 anni? Quindi c'era una differenza, c'è una differenza enorme tra la sua mozione e quella della consigliera Tumbarello, o qualunque altra mozione che verte su un potenziamento o la sostituzione di un impianto di illuminazione. Fermo restando che qua parla di installazione nuovo tipo di impianto di illuminazione, lei invece avrebbe voluto potenziare quello di vecchia generazione. Su questo glielo posso concedere perché nel 2017, parliamo di 4 anni fa, e in 4 anni fa la tecnologia ha fatto salti da giganti. Ma se lei mi continua a dire che a Strasburgo, per ovviare al problema di potatura, mettiamo nuovi lampioni, allora che facciamo? Non potiamo più gli alberi e spendiamo milioni di euro per superare il problema delle potature? Quindi non dica sempre a Strasburgo, perché ogni volta che lo dice, io ogni volta gli devo sempre ripetere, perché lei non ha una memoria sicuramente idetica, ma non ce l'ha a lungo termine, consigliere Susino. Quindi ogni volta che altrimenti glielo devo ripetere il perché l'abbiamo, non è passata quella mozione. La ripresenti se lei reputa che il sistema di impianto di illuminazione in via Strasburgo non è sufficiente, però non lo faccia in virtù degli alberi. Quindi la invito a farlo in autunno, quando gli alberi sono spogli, per capire se veramente si vede o non si vede. Gente, mi scusi, ma io la mia presenza l'avete messa, giusto? Certo. Scusatore, lei da più di mezz'ora, consigliere. Siete dimenticate della mia presenza. Eppure scusatore lei, consigliere Valenti, se per questo. Guardi, ok, va bene. Rimoli è completamente fuori strada. Sul viale Strasburgo lei è completamente fuori strada, guardi. È meglio che non aggiunge altro, perché secondo me sta centellinando, diciamo, una serie di magre figure. Mi perdoni. La consigliera Tumbarello, che aveva detto di tagliare gli alberi, era anche contraria per la questione degli alberi. Allora, dico, al di là di ogni polemica, io apprezzo, diciamo, la mozione del rifacimento, però piuttosto che fare tutte queste mozioni, facciamone una, perché poi ho visto che lei ha anche totalizzato il numero delle mozioni. Non si capisce nemmeno perché l'abbia sbandierato
anziché sia, diciamo, il numero delle emozioni prodotte indipendentemente dalla qualità delle emozioni da questo punto di vista. Però facciamone una, allora facciamo il rifacimento e potenziamento. Presidente, io devo uscire perché ho un sopralluogo con il consigliere Aresco. Buona giornata, consigliere. Facciamone una. Ora il nome è 28, esce Valenti. Potenziamento e implementazione, così la proponiamo al Consiglio Comunale che poi andrà al piano delle opere triennali pubbliche. Sostanzialmente rifacciamo tutta la sesta circoscrizione, che è tutta la sesta circoscrizione, ma non soltanto, è tutta Palermo combinata così. Ma dico che ben venga sulla sesta circoscrizione, ma siccome non ci sono delle strade di serie A e strade di serie B, così come, perché non andarla a fare a Cruillas? Allora io ne faccio un potenziamento, revisione e potenziamento di tutti gli impianti e corti illuminanti della sesta circoscrizione. Quindi sono tutte plafoniere datate degli anni, probabilmente anni 60, adesso sto guardando una, più o meno la tipologia anni 60, anni 70, insomma è chiaro che chiaramente questo tipo di attività debba in qualche maniera interessare tutta la circoscrizione piuttosto che delle strade. Consigliere Valenti, lei oltre a essere una persona di poca... Consigliere Susino, scusi. Lei oltre a essere una persona di poca memoria è anche una persona bugiarda. Io non ho sbandierato proprio nulla. Il lavoro che io ho fatto, quindi oltre a essere bugiarda è anche poco attenta. Perché il lavoro che io ho fatto, 2 mesi di lavoro che ho fatto per... rimettere su un file con tutte le emozioni è per agevolare le commissioni in fase di programmazione. Lei quindi è bugiarda perché ha detto che l'ho sbandierato. Io non ho sbandierato proprio nulla, io ho detto, anzi ho fatto un plauso a tutto il consiglio per aver prodotto oltre 600 atti. Il consigliere Aresu mi ha chiesto consigliere Pernice. Presidente, scusi, io devo uscire urgentemente, c'ho un sopralluogo. Buona giornata, consigliere Nona, buona giornata. Il consigliere Aresu mi ha chiesto il numero delle mozioni diviso per consiglieri, siccome era conseguenziale, era facile, a parte che ha un atto pubblico, l'avevo fatto e gliel'ho detto. L'avrei potuto fare, consigliere Susin, ha ragione, perché io ho prodotto il tipo dei suoi atti, e quindi riconducendomi a quanto ha detto lei su Viale Strasburgo, lei è fuori strada, io sono fuori strada Viale Strasburgo, quindi le invito a essere più presente lei, consigliere Susino, perché veramente mi ha deluso in questi 4 anni, ha fatto veramente pochissimo la sua attività, e questa la può confermare chiunque, dico, al di là dell'attenzione e il modo in cui è presente nelle sedute da 14 mesi a questa parte in video call, che è veramente imbarazzante, distrazioni, parla. Si è fatto anche la doccia una volta, quindi al di là di questi 14 mesi imbarazzanti in modalità video call, la invito allora a questo punto a essere un pochino più presente, perché se lei avesse lavorato un pochino di più sicuramente avremmo dei buoni risultati anche nella parte di Resuttana, che è la parte che un pochettino più territorialmente la appartiene. Oltre a essere, la invito anche a essere a fare più attenzione a quello che si dice in aula in modo da dare le giuste risposte, altrimenti rischia di fare lei magre figura. Consigliere, signora Scariano, dobbiamo sostituire l'intero corpo degli scrutatori con i consiglieri Susinno, Tumbarello e Cannella. Appello nominale o favorevole? Sì. Appello nominale. Appello nominale. Okay. No, facciamo per favorevole contrari, scusi, perché tanto siamo presenti. E siccome abbiamo la mozione della consigliera Tumbarello ancora da votare, sì, la facciamo sulla votazione della consigliera Tumbarello, l'appello nominale. Ok, la, siete 4. Ok, si pone in votazione allora la mozione della consigliera Tumbarello, sì, per appello, sì, nominale. Aresu? Assente. Cannella? Favorevole. Limuli? Favorevole. Maraventana assente, Nona assente dichiarato, Pernice assente dichiarato, Sino assente dichiarato, Susinno? Sì, favorevole. Tumbarello? Favorevole.
Valenti, assente dichiarato. 4 su 4. Il Consiglio approva all'unanimità alle 9.33 per dare la possibilità agli uffici di chiudere la settimana e preparare le delibere che abbiamo prodotto. Il Presidente chiude la seduta. Buon fine settimana a tutti. Altre buon fine settimana. Presidente, non chiuda, le devo... Ha chiuso già. Allora, scrivo che è di rientrare. No, lo chiamo al telefono. Grazie, buona giornata. Buona giornata.